Siamo al secondo giorno in cui l'Italia si blocca a Mazara del Vallo. I ragazzi delle scuole hanno organizzato un corteo. È stato un corteo un po' improvvisato quello di oggi, un corteo non autorizzato. Come intendete muovervi? Noi cercheremo di fare uno sciopero di tutte le scuole, speriamo, di riuscire tramite questo sciopero a risolvere qualche cosa, ai tagli della scuola, alla pressione fiscale, per l'economia, per sbloccare tutte cose. Insomma, siete stanchi? Sì, più o meno sì. Perché avete voglia di avere un futuro, un lavoro? Perché ora come ora, laureandoci, diplomandoci, non abbiamo un futuro, perché per trovare un posto a tempo indeterminato è, diciamo, quasi impossibile. Ci abbiamo tempo determinati, è questo. Venerdì parteciperete al corteo autorizzato? Speriamo di partecipare in massa, tutte le scuole di Mazara, di tutta la provincia di Trapani, di tutta la Sicilia e di tutta l'Italia, speriamo. Bene, i ragazzi di Mazara del Vallo, i ragazzi delle scuole si sono organizzati in un corteo non autorizzato. Vediamo l'entusiasmo, la voglia di avere un futuro, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà. Non creiamo male situazione qua, con la pompa dell'ordine. Il dottore De Coder sta dicendo, mi sta in qualche maniera forzando a quello che sta dicendo il signore, però senza dire parola offensiva e frase offensiva. Va bene? E state attenti alle macchine, non bloccate la strada. Siete d'accordo? Siete d'accordo? Siete d'accordo? Io non sono un corteo questo. Il corteo è cessato, autorizzato. Venerdì alle 9 qua. Sempre per giustamente, da non fare niente, non è che vi state facendo una corteria a essere pacifici. Voi purtroppo, visto le leggi che ci sono, dovete essere pacifici, state facendo quello che dovreste fare in tutto, capito? Questo e io infatti ve lo sto facendo fare, non sto applicando la legge, perché voi dovreste stare all'AGIP ancora, perché vi siete organizzati in un corteo effettivo, perché non è che mi potete prendere dicendo ci stiamo facendo la passeggiata, perché la passeggiata con i cartelloni gridando ladri non esiste, giusto? Avete fatto un corteo non autorizzato, ve l'ho fatto fare, ve l'ho fatto fare, va bene così. Allora, non abusiamo della pazienza, e dopo una mano arrivavo a pensare 15 pacificamente in zitto, e poi per oggi ce ne andiamo, venerdì poi faremo il corteo, va bene ragazzi? Venite con me, dai, sempre bello sistemato, non ci creiamo manco perché chi mi danno mostrare. Nel frattempo continua il presidio qui sulla statale a Mazara del Vallo, come procedono le cose? Sta procedendo tutto bene, nel senso che finalmente si sta capendo quello che sta succedendo in Italia, finalmente tutta la popolazione italiana si sta muovendo con i fatti. Quello che è successo ieri a Torino è un grande evento, quello che ha fatto il poliziotto che si è tolto il casco, che ha dimostrato al popolo italiano che siamo con noi, questo dimostra di dove viene il male. Oggi abbiamo fatto, questa mattina c'erano tutti i ragazzi delle scuole che veramente credono nel loro futuro, perché i giovani sono il futuro dell'Italia e tutti i giovani di tutta l'Italia sono scesi in piazza, da Bari, Torino, per sensibilizzare tutti i cittadini a chiudere, a protestare, perché domani sera, mercoledì, è previsto un grande evento a Roma. Ci sono circa 2000 persone da tutta Italia, arrivano notizie di camion che incontrano pullman che stanno scendendo tutto a Roma, questo è un grande segnale. Se vedono 2.000 persone, 2 milioni di persone a Montecitorio e può succedere quello che è successo, il segnale forte dato dalla polizia, questo significa che finalmente possiamo cambiare le cose nell'Italia. L'Italia si mobilita in massa, tutte le categorie unite per chiedere alla politica di smetterla, insomma, di cominciare a lavorare per il popolo? No, è il popolo che si sta muovendo, tutto il popolo, cioè qua è il popolo che si sta muovendo, non le categorie, il popolo si è mosso, ormai è partita. I ragazzi, abbiamo visto questa mattina, si sono uniti, hanno fatto un corteo non autorizzato, voi intanto state organizzando un corteo per venerdì, se non mi sbaglio. Sì, venerdì c'è il corteo. Invito tutta la città di Mazara del Vallo a chiudere, perché tutta l'Italia sta facendo questo, dai, ormai guardiamo in faccia la realtà, sta succedendo delle cose, storia, pagina di storia, sta cambiando la storia, perché quello che stanno dicendo i prefetti in tutta Italia che sono con noi, questo è un segnale che le cose sono cambiate, quindi chiudiamo, partecipiamo. Aspettiamo notizie da Roma per il cambiamento dell'Italia. Finalmente si diceva un giorno le cose. Il giorno è arrivato. Bene, l'Italia si mobilita, l'appuntamento è a venerdì mattina per il corteo qui a Mazara del Vallo.